cioè la corsa ci ha messo in difficoltà, però penso che oggi i ragazzi hanno dato tutto in campo, hanno fatto una prestazione di altissimo livello sotto tutti i punti di vista. Ovviamente nell'arco della gara ci sono gli errori e quelli ci saranno sempre, però penso che questa è una prestazione importante e noi abbiamo bisogno di queste prestazioni per ricreare quell'atmosfera magica che serve per continuare a fare dei risultati importanti. Quindi voto? Alto. Alto? E il voto, il bilancio? No, voto, non mi piacciono i voti, però è stata una 7, 8. Partita. 7? Mi fido dei tuoi. Va bene. Ascolta, sai che con quei tre lì in mezzo vai dritto dritto in Serie A? Perché senza nulla togliere ad Henderson o Colombato, che poi saranno problemi tuoi farli giocare, sono tre che si completano meraviglia, perché se penso anche all'ultimo gol, no? Gustafsson che va a recuperare palla, questo, come diciamo allora, questo pincolone là davanti alla difesa che ha fatto una grande partita come Benevento, Zaccagni che è un'ira di Dio e continua avanti e indietro, e la classe, soprattutto la personalità che ha dimostrato Danzi, credo che davvero tra Benevento e oggi questi tre meritano tante riconferme da qui a fine campionato. Ti ho detto, sono stato molto contento della squadra, perché penso che per 60 minuti abbiamo iniziato concedendo subito un'occasione a loro, però poi per 60 minuti abbiamo giocato a calcio bene, con qualità, con ritmo, con intensità, abbiamo fatto gol, abbiamo creato occasioni per fare gol, abbiamo difeso, abbiamo provato subito a riconquistare la palla, abbiamo sofferto perché, ripeto, questo avversario di oggi è un avversario che ha grande qualità e l'ha dimostrato fino ad oggi. Però sono molto contento della prestazione dei ragazzi, non dobbiamo accontentarci perché abbiamo ancora tanta strada davanti, però questo sicuramente siamo stati bravi nel fare quello che avevamo detto, nel continuare quello che in parte avevamo fatto nella partita in casa con il Palermo, con tanta paura, tanto timore, tra l'altro un avversario forte. Abbiamo rifatto una grande partita a Benevento e oggi siamo stati in grado di abbinare questo grande ritmo, questa grande intensità anche a una qualità di gioco per me importante, perché abbiamo fatto tante occasioni da gol e faccio fatica. Tu hai nominato tre giocatori che sono stati bravi, però io penso che anche gli altri sette, compreso quelli che sono entrati, hanno disputato un'ottima partita. Ciao mister, intanto complimenti. Ciao. Mi collego a quello che diceva Gianluca, tu chiaramente parli del gruppo, però insomma una parola su Zaccagni, che mi è sembrato veramente migliore in campo, attaccava la profondità, insomma cercava la verticalità, attaccava la porta, insomma una partita veramente che sancisce veramente la qualità di questo ragazzo. Mattia può diventare un giocatore molto importante perché è un ragazzo giovane, noi abbiamo tanti, siamo una rosa numerosa e oggi in campo c'erano tanti ragazzi anche giovani. E questo è un gruppo che ovviamente per esprimere le proprie qualità, come io ho detto e ripeto, ha bisogno del calore, del supporto della gente, perché sicuramente sono ragazzi che oggi hanno dimostrato di tenere tanto alla maglia e di provare in tutti i modi a cercare di ottenere risultati positivi. E oggi siamo stati bravi nel riuscirci, quindi Mattia, per rispondere alla domanda tua, oggi Mattia ha fatto una partita importante perché poi è stato bravo, siamo stati bravi a preparare il gioco per poi trovare lui e a volte anche Andrea tra le linee dietro a questi centrocampisti, anche loro hanno tanta qualità, però abbiamo provato a sorprendere gli ali del mediano per poi attaccare la profondità con l'attaccante e i nostri esterni offensivi, e a tratti abbiamo fatto molto bene anche grazie a questi cambi di ritmo che ha avuto Mattia. E oltre questo, nel gioco siamo stati tanto tanto bravi a saper soffrire, a saper correre, a saper rincorrere e a fare anche una grande fase difensiva, concedendo un gol, concedendo anche qualche occasione, perché ovviamente, ripeto, l'avversario di oggi, gli faccio i complimenti perché ha qualità e ha dimostrato perché si trova in queste zone della classifica, quindi bravo a Mattia e bravi a tutti i ragazzi. Guardando le ultime due partite, in particolare quella di oggi che è stata sicuramente eccellente, ti senti dire che il peggio è passato, insomma, pensando un po' anche alle settimane turbolente per la tua panchina? Ma io quello non bleffo quando vi rispondo in quella maniera, perché io provo a trasferire questa grande passione che ho, perché io quando faccio le cose cerco di farle con queste caratteristiche, e noi siamo nuovi, noi ci stiamo costruendo, e oggi se andiamo a vedere l'istinto che ce l'ho qua vicino, e non l'ho fatto perché non mi piace farlo, però se la vado a guardare mi accorgo che abbiamo tanti ragazzi giovani, questa è una squadra che può e deve crescere e che, come ho detto, può farlo anche grazie al supporto della gente, e quando riconoscerà che questa squadra sta dando tutto per ottenere quello che tutti quanti vogliamo ottenere. Ne faccio due in una. Qual è la logica di Ragusa terzino destro, e pensando al calciomercato imminente,
ti sentiresti in qualche modo di consigliare a Gianpaolo Pazzini, insomma, di cercare un'altra soluzione, visto che per quello che tu vedi il calcio in questo momento, la prima scelta rimane di Carmi? Ma in questo momento sì, sto preparando Samu, e poi per, insomma, fatto una domanda che sembrava troppo lontana, perché ci sono ancora diverse partite. Lo dico sempre ai ragazzi che... Cioè ti è ancora utile, secondo te? Io ho fiducia grandissima, perché lo ripetevo fino a pochi giorni fa e lo continuo a ripetere tutti i giorni, ragazzi, nello spogliatoio, perché l'ho dimostrato con Andrea, l'ho dimostrato in passato con altri giocatori, non ho preclusioni verso nessuno, ovviamente devo fare delle scelte e le faccio sempre cercando di fare il bene della squadra, perché ho voglia di fare il bene insieme a tutti questi ragazzi, quindi è ancora presto per pensare a quello che sarà. E mi sono perso sul Ragusa. E Antonino non è sicuramente stata una scelta azzardata, perché per me ha delle qualità, ovviamente poi questo è un discorso che casca, perché spero di no, ma credo di sì, fatto male. Credo si sia purtroppo fatto male, però ripeto, mi auguro che di sbagliarmi, e per me è un giocatore forte della nostra rosa, e io cerco di mettere in campo sempre quelli che penso possano essere i migliori in quel momento, e lui ha corsa, gamba, ha tecnica, ha fisicità, ha tutto per poter diventare un giocatore forte anche in quella posizione. Negli ultimi 3 settimane abbiamo fatto anche qualche amichevole provandocelo, e ha le caratteristiche per poterlo fare bene, per come piace a me provare a giocare a calcio sia a destra che a sinistra. Mi auguro di poterlo rivedere e poter continuare, fermo restando che voglio fare i complimenti grandi e sentiti anche a chi è entrato, perché non era facile entrare in una partita così, e chi è entrato l'ha fatto ancora una volta con la mentalità e con la voglia di voler portare a casa il risultato determinante per noi.